Nel corso del mese di marzo i mercati finanziari sono stati guidati dalle decisioni delle banche centrali. A livello globale hanno infatti confermato un atteggiamento molto accomodante nella politica monetaria. Su tutte possiamo citare la Federal Reserve americana, che ha confermato come l'attuale livello dei tassi di interesse sia vicino alla neutralità negli Stati Uniti e ha indicato che ridurrà in misura inferiore rispetto a quanto previsto inizialmente il proprio bilancio, lasciando quindi una quantità di liquidità superiore nel sistema finanziario. In seguito a questo c'è stato un movimento di rialzo piuttosto generalizzato per tutti i mercati, in particolare per quelli sviluppati, e nei nostri portafogli abbiamo preso profitto soprattutto sulle obbligazioni globali, riducendo quindi l'esposizione a seconda dei profili su fondi obbligazionari globali o sui treasuries americani per investire su mercati obbligazionari emergenti o mercati obbligazionari corporate. Non abbiamo invece modificato l'esposizione azionaria, quindi manteniamo un moderato sottopeso rispetto all'allocazione strategica sui mercati sviluppati, a vantaggio invece degli emergenti. Possiamo sotto questo punto di vista osservare quello che è successo nel mese di aprile, quando è stata l'economia a riprendere il sopravvento nell'influenza sui mercati, e in particolare dati positivi emersi in Cina ma anche in altri paesi asiatici come Corea e Taiwan hanno avuto un impatto fortemente positivo su queste aree, determinando quindi un contributo molto favorevole ai nostri portafogli proprio nei giorni più recenti.